Eccoci qua, ben ritrovati ancora sulle fonti TV. Continua la nostra Trading Week. Andiamo a vedere intanto i mercati negli Stati Uniti. In questo momento pesa il dibattito politico, soprattutto la proposta della GOP, ovvero i repubblicani. Vedremo ovviamente entro fine questa settimana come andrà a finire questo nuovo pacchetto di aiuti fiscali, certamente legati alla pandemia. Intanto l'S&P 500 perde lo 0,36%, Dow perde 145 punti e Nasdaq Composite lo 0,32% sotto la parità. Ricordo anche che una settimana estremamente importante per il comparto tecnologico, perché questo giovedì vedremo le trimestrali di Amazon, Apple e certamente Alphabet, quindi sicuramente avranno un peso importante, soprattutto per quanto riguarda la prestazione dello Nasdaq, ma non solo, anche l'S&P 500. Andiamo intanto a vedere uno sguardo velocissimo anche al mercato obbligazionario. Il decennale americano rende lo 0,59, quindi un'altra volta siamo sotto quota 0,6. Il biennale rende lo 0,14 e lo spread tra il BTP e il Bund tedesco è a quota 150 punti in lieve rialzo del 2,13%. Per quanto riguarda i mercati europei, non c'è, ecco, tanto ottimismo anche per l'azionariato europeo. Il DAX di Francoforte perde 41 punti, il FTSE MIB meno l'1,10%, il FTSE 100 meno lo 0,10%. Allora, andiamo avanti intanto con il nostro panel composto da Pietro Calidi, Copernico Sim, Filippo Ramini di Giotto Celino Sim e Robert Baron di Delta Cash. Buongiorno e ben ritrovati. Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Allora, vorrei partire appunto con la stagione delle trimestrali. Da un po' di tempo stiamo vedendo, ecco, questo fatto molto interessante, che se non si muovono i FANGs, ovvero i titoli principali, dove possiamo anche mettere Tesla, anche Microsoft e così via, oltre ovviamente Facebook, Amazon, Apple, non si sposta nemmeno il Nasdaq, ma anche l'S&P 500. Quanto preoccupante è questo fattore, almeno nel lungo periodo? Pietro, vorrei partire con te. Sì, sicuramente è un fattore molto importante. Si parla di rischio bolla in questa fase. Abbiamo visto forse uno dei parametri più importanti, che sappiamo che la capitalizzazione di mercato fratto il PIL, quanto ha assunto valori davvero elevati. Giusto per citare questo fattore, noi sappiamo che un mercato ha un valore, diciamo, fair, un valore corretto, quando questo rapporto market cap fratto GDP si attesta intorno ai 75-80 come punti base. In questa fase siamo oltre 120, sembra di vedere una situazione in cui siamo tornati un po' alla bolla web del 2000 e facendo la giusta selezione, molto probabilmente, almeno per quanto ci riguarda, i titoli tecnologici hanno raggiunto livelli, secondo noi, appunto, troppo elevati. Poi bisogna fare la giusta selezione perché, ad esempio, secondo noi Amazon ha grandi possibilità di crescita ancora nonostante la crescita attuale. Però proprio guardando i price earning, ora vedremo le trimestrali, ma sicuramente siamo in una situazione in cui ci sono opportunità migliori se guardiamo appunto i prezzi. Poi noi non ci occupiamo di analisi tecnica, ma di analisi fondamentale e mi ripeto, in questa fase sappiamo o consideriamo opportunità migliori in altri ambiti, ecco. Ecco, appunto a livello di analisi fondamentale, secondo te questo rally che abbiamo visto, soprattutto per quanto riguarda il Nasdaq nell'ultimo periodo, è basato sui fondamentali o piuttosto è basato sul fatto che non c'è nulla di interessante per quanto riguarda il resto degli asset classes? Ma sicuramente l'immensa liquidità immessa sul mercato sta un po' scombinando e disequilibrando i vari asset globali. Devo dire che ovviamente in questa fase di tassi bassissimi rivolgersi all'equity è sicuramente la strategia principale. Guardavo qualche settimana fa che anche i grandi fondi comuni di investimento sono ancora leggermente sottopesati sull'equity, quindi io non escludo che questo rally potrà continuare nelle prossime settimane. Devo dire che ragionando sul medio-lungo termine, una situazione come questa potrebbe creare anche delle scottature agli investitori che entrassero oggi sui tecnologici. Abbiamo visto quello che è successo a Tesla la settimana scorsa,
Il price earning, giusto per dare qualche dato, ad esempio di Amazon è intorno ai 145 il price earning atteso appunto di questo titolo. Quindi nonostante ci sia fiducia su quest'ultimo titolo, ovviamente ad esempio il settore finanziario per quanto ci riguarda rimane una soluzione migliore perché semplicemente la paghiamo molto meno, ecco. Ecco Robert, Pietro appunto stava menzionando la politica monetaria molto molto espansiva che certamente ha portato molte borse a nuovi record storici contro ogni valutazione anche fondamentale. Ha senso ancora a questo punto guardare a indicatori come i multipli prezzo utile o prezzo book value o no? Ma ha sempre senso guardare gli indicatori dei multipli perché ci porta a riindirizzarci su una bussola effettiva. Siamo in una situazione comunque di anomalia, una situazione che porta a valori di prezzi utili su azioni che è fuori controllo. In questo momento però le banche centrali dettano ancora il là sul mercato, ma basta una piccola parola o un'inflessione diversa anche dallo stesso Powell, magari non domani ma nella sessione successiva a settembre, e le cose potrebbero cambiare radicalmente, cioè le stesse prospettive e lo stesso tipo di approccio che le banche centrali hanno dato fino adesso al mercato sostenendolo in varie misure potrebbe non esserci più questo tipo di sostegno, soprattutto se i prezzi dovessero entrare in una spirale deflattiva. In quel caso le banche centrali potrebbero avere un atteggiamento diverso da quello che abbiamo visto fino adesso. Ecco Filippo, intanto ci stanno arrivando tantissime domande dai nostri telespettatori, soprattutto per quanto riguarda Visa, Tesla e Nicola. Tu potresti partire con Nicola, ecco. Sì, Visa devo dire la verità non l'ho guardato recentemente, per quello che riguarda Nicola, ripeto, sono dei gran furboni quelli che hanno acquistato la società perché l'hanno chiamata come Nikola Tesla, per l'appunto che associandola al titolo Tesla, che a differenza di Nikola, che ricordiamo è una società che sta raccogliendo soldi sul mercato tramite la borsa per poter fare qualcosa, questi hanno un progetto e basta, non hanno né uno straccio di prototipo né addirittura qualche centro industriale. Tesla almeno aveva iniziato in maniera assolutamente diversa, quindi è chiaro che c'è stata un po' la volontà di approfittare dell'entusiasmo che era stato per appunto generato su Tesla. Tra parentesi ricordo sempre il movimento tecnico che ha fatto Tesla da fine marzo, primi aprile, che valeva 3,40, è andato a fine giugno a 1000 e che aveva quindi fatto già il 300%, dopodiché da 1000 è andata a 1800 in 10 sedute, a conferma di quanto entusiasmo c'è su titoli tecnologici e in generale quanto entusiasmo c'è sul mercato, perché già che non ci sono alternative al mercato azionario, e diceva giustamente Pietro che ci sono delle similitudini con la bolla tecnologica del 2000, in particolare sono date dal fatto che i piccoli trader hanno aumentato il loro peso in maniera molto molto importante, sempre sono intorno al 30% del mercato degli scambi, e il problema dei piccoli trader è che sono molto sensibili all'euforia e rischiano poi di perdere di vista quella che è la situazione, con il rischio di vedere dei ritracciamenti molto corposi del mercato. Detto questo, Nicola sta scendendo per appunto dai massimi che ha fatto post quotazione a 90, adesso siamo intorno ai $30, da qua potrebbe per l'appunto anche fare un rimbalzo, visto che siamo su dei livelli molto molto bassi. Certo è che chi compra Nicola compra un sogno, niente di agganciato per l'appunto alla realtà. Allora ecco Filippo, hai toccato un argomento secondo me, a mio avviso, molto molto interessante, ovvero il peso degli investitori retail sui mercati americani, soprattutto in questo momento di pandemia dove tantissimi americani erano rimasti a casa e certamente tanti altri lo sono tuttora, soprattutto per quanto riguarda il sud dell'America, ecco, la parte certamente sud degli Stati Uniti. Quindi Robert, mi stavo chiedendo, hai notato questo trend di più trading, di più volumi, di più investitori retail anche per quanto riguarda l'Europa durante la pandemia, giusto perché certamente le persone non hanno nulla di che fare da casa, ecco.
Sì, c'è stato un ritorno di piccoli investitori, di piccoli della clientela cosiddetta retail sul mercato, soprattutto tramite l'online. Questo ritorno ha incrementato i volumi di trading, ma i volumi di trading si sono incrementati più anche dalle stesse grandi banche che hanno realizzato profitti straordinari, cioè circa tre quarti dei profitti realizzati dalle grandi banche americane arrivano dalla sezione di trading. Quindi così come sono stati facili questi profitti nella fase rialzista o di ripresa del mercato dalla fine di marzo in poi, sono profitti che comunque possono svanire facilmente per coloro che non sono mani esperte sul mercato, e quindi in una fase eventuale di correzione tecnica più incisiva di quelle che abbiamo visto finora è probabile che questo ritorno che c'è stato si riduca drasticamente come numero di piccoli trader, per cui è un momento particolare questo, però non direi che è un cambiamento di tendenza strutturale, è correlato soprattutto al fatto della ripresa degli scambi online e della pandemia che ha bloccato molti e che con una nuova disponibilità si sono inventati un nuovo mestiere. Ecco Pietro, quali sono invece le tue osservazioni? Me ne rendo conto che certamente voi fate un'attività un po' più diversa, però quali sono le tue osservazioni e quanto importante è rivolgersi ai professionisti? Perché? Perché abbiamo visto soprattutto in Italia un caso di alto profilo dove sono stati persi tantissimi soldi, ecco. Sì, guarda, sottoscrivo quello che hanno detto i colleghi poco fa, mi veniva anche da sorridere perché mi viene da pensare che forse non impariamo mai, no? Nel senso che l'idea di avere sempre i soldi facili, la scorciatoia persiste anno dopo anno, cioè può capitare di tutto, ma comunque le persone cercano sempre il sogno di fare i soldi in maniera facile, sta a noi, al nostro ruolo, buttare un po' d'acqua sul fuoco quando le cose vanno bene. Perché, come sappiamo tutti benissimo, il mercato spesso ti fa fare le cose al contrario rispetto a quello che dovresti fare, appunto, ancora di più se sei una persona che non lo fa professionalmente. Dal nostro punto di vista, che gestiamo i soldi per le altre persone, forse riusciamo a essere più asettici, più razionali. Quindi sento molto spesso, mi ripeto, in una fase come questa, persone molto entusiaste che raccontano rendimenti spaziali, situazioni simili, quando poi in realtà c'è una bellissima frase che ho sentito che dice spesso chi ha torto nel breve termine è lungimirante, no? Cioè spesso nel breve termine, come sappiamo, i movimenti sono del tutto casuali. Purtroppo c'è ancora poca educazione finanziaria e purtroppo sono passati 20 anni ma stiamo ricadendo negli stessi errori, però fa parte della grande giungla del mercato finanziario, no? Sì, assolutamente, ecco, molto un tema molto interessante. Filippo, intanto ti chiedo una domanda anche secondo me altrettanto interessante. Quanto importante sono le trimestrali, i risultati trimestrali, ecco, per l'acquisto di un titolo, per considerare un titolo? Perché secondo tanti analisti c'è una forte, ecco, sconnessione anche tra le trimestrali e certamente l'interesse nei confronti dei titoli. Secondo me mai come in questo momento le trimestrali hanno una valenza minore per il semplice fatto, al di là che poi sono importanti solamente sui famosi 5 titoli principali che sono quelli che onestamente fanno il mercato, quindi sono quelli da guardare con attenzione, però ripeto, i criteri di valutazione sono abbastanza, iniziano a diventare abbastanza complessi. Dopodiché sto pensando alla trimestrale di Tesla, sto pensando alla trimestrale di Amazon, una trimestrale buona, mi pare che i prezzi abbiano già scontato tutta questa serie di opportunità che ci sono sul mercato. Quindi in questo momento direi che raramente ho visto trimestrali negative, perché chissà come mai battono sempre o nella maggior parte dei casi le aspettative. Non c'è dubbio che però questa è una situazione che è alimentata perlomeno vista tra parentesi di buon occhio anche dalla Federal Reserve, questo aumento del mercato azionario, perché fondamentalmente crea ricchezza, e il problema è che a mio avviso vediamo una Federal Reserve che è ostaggio dei mercati. Qua una parola sbagliata o solamente abbiamo visto a fine 2018 sul pensiero di poter far aumentare i tassi
aveva provocato un ribaltamento del mercato, una discesa molto molto veloce del mercato tra fine 2018 e inizio 2019. E il problema che è proprio questo, capire come nel futuro il mercato potrà andare avanti nel caso in cui la Fed decidesse di troncare l'enorme liquidità che mette sul mercato, e tra parentesi come eventualmente la Fed uscirà da questa situazione di ritorno, quindi un ritorno alla normalità senza fare danni. Queste sono un po' le due domande che rimangono sul terreno, a meno che non succeda qualcosa di particolare, e che potrebbe essere anche l'elezione di Biden e un'eventuale tassazione delle web company, passatemi così, o dei fang, in un periodo dove c'è bisogno fondamentalmente di soldi, anche se è vero che vengono stampati su tutto in America a manetta, una tassazione di titoli che valgono tantissimo e che pagano tasse pari a zero potrebbe essere la soluzione, e questo potrebbe provocare un cambiamento di paradigma. Ecco, a questo proposito la casa d'affari svizzera, l'UBS, ha inventato l'espressione lower forever. Secondo UBS i tassi delle principali banche centrali rimarranno a zero per sempre, qualsiasi normalizzazione distruggerebbe i mercati. Di fatto non ci sarà più una normalizzazione della politica monetaria. Pietro, tu condividi questa opinione? Condivido quello che ha detto Filippo, ha toccato anche punti importanti. Secondo me c'è da aggiungere semplicemente che negli ultimi anni l'ingerenza della politica rispetto alle politiche monetarie è stata troppo forte, soprattutto con Trump, come abbiamo visto, che spesso ha zittito o ha guidato in qualche modo le decisioni di Powell. Quindi l'indipendenza della Fed è venuta un po' meno, e questo ha fatto sì che, ovviamente, una parte positiva c'è per tutti: i mercati hanno continuato a correre in questi anni nonostante ci fosse comunque sfiducia della situazione generale. Però vedremo cosa succederà, perché se vincerà Biden mancano meno di 100 giorni alle elezioni, e vedremo se continuerà questa ingerenza politica sulle politiche delle banche centrali o meno. La palla probabilmente dovrà passare alle mani della fiscalità, si sta provando a fare qualcosa, però devo dire che c'è tantissima incertezza. Io parlo per me, io veramente non riesco a immaginare come potrà essere riassorbita tutta questa liquidità, che poi ha gonfiato i prezzi delle azioni e delle obbligazioni, e ci troviamo in una situazione veramente anormale. Quindi il tema rimane molto molto importante. Un mondo con i tassi bassi per forever, per sempre, diciamo che ribalta un po' i paradigmi classici della nostra economia, e quindi farà sì che le nostre scelte saranno sempre più difficili, probabilmente. Ecco, Robert, invece tu cosa ne pensi? Ma credo che una delle vie di uscita per la Fed sia proprio quella che sta mettendo in atto da alcune settimane a questa parte, cioè una forte svalutazione del dollaro, e questa possa essere l'arma con cui la Fed piano piano riequilibria da un lato l'esposizione altissima che ha il mercato azionario. Una svalutazione del dollaro porta sia al fatto che i prezzi, che hanno corso molto e hanno avuto un fortissimo recupero negli Stati Uniti, permettono una valutazione più morbida rispetto alle eccessive valutazioni che ci sono finora, e dall'altro canto essersi finanziati a tassi bassissimi e con un dollaro estremamente elevato fa sì che possa mettere un altro gol in porta. Quindi è probabile che la Fed in questo momento adotti questo tipo di stile, e che non dovremo sorprenderci domani sera o nelle prossime riunioni con dichiarazioni in questo senso, cioè la svalutazione del dollaro può portare ad un ammorbidimento di quello che è la situazione delle valutazioni e ad una situazione più concreta da un punto di vista di possibilità di uscita per la Fed. L'alternativa è che i tassi ripartano, ma non c'è una struttura in questo momento che possa presupporre questo, per cui perché l'economia americana rimanga comunque sostenuta, e sappiamo che il motore e l'evoluzione passa, è comunque sempre passato attraverso i mercati azionari americani, è necessario in questa fase qui trovare una svalutazione netta e decisa del dollaro. Ecco Filippo, mi stavo chiedendo, abbiamo parlato con te più volte nel corso delle nostre dirette, della differenza tra ovviamente i mercati azionari europei e quelli americani. Secondo te si chiuderà questo spread nel medio-lungo termine, vista la situazione? Perché
In Europa sembra che il coronavirus sia, ecco, se possiamo dire, sotto controllo, se lasciamo da parte adesso ovviamente ciò che sta accadendo in Spagna, però sicuramente non può essere paragonato a ciò che sta accadendo negli Stati Uniti. Quindi ti aspetti, ecco, una chiusura di questo spread tra i mercati azionari europei e quelli americani? Gli americani ormai hanno trovato il vaccino, cioè ogni giorno c'è un annuncio, adesso sembra che per l'appunto Pfizer e Moderna e le compagnie siano vicinissimi al vaccino. E questa cosa qua da un certo punto di vista mi preoccupa, perché questa corsa al vaccino fa sì che alla fine si arrivi a avere un prodotto che funziona così così, perché non si è avuto il tempo e la pazienza di testarlo su una moltitudine di persone. Detto questo, è chiaro che c'è una differenza tra Stati Uniti e Europa, che però rimane ancora abbastanza marcata, nel senso che vediamo, e lo vediamo col discorso del Recovery Fund, la Fed in due ci mette pochissimo a reagire, mentre l'Europa è abbastanza pachidermica da questo punto di vista. Quindi una differenza rimane, anche se come valutazioni sicuramente l'Europa ha maggiori spazi di recupero. E tra parentesi do ragione anche a Robert, perché effettivamente anche da un punto di vista grafico l'euro-dollaro è uscito, sta per uscire da un triangolo che durava praticamente dalla sua formazione, con questo superamento che abbiamo visto ancora la settimana scorsa di 1,14, si va verso un rafforzamento dell'euro, arrivato per l'appunto a quota 1,18, ma probabilmente questo rafforzamento non sarà terminato, e quindi le probabilità che continui questa corsa della valuta unica contro il dollaro potrebbe tranquillamente arrivare a 1,25 e anche 1,30, e questo ovviamente rimane da capire come però un impatto di un dollaro, di un euro forte contro dollaro, possa avere conseguenze su delle economie come quelle europee, che puntano molto sulle esportazioni per poter riprendere il loro corso. Ecco Pietro, mi stavo chiedendo, perché ovviamente Robert e Filippo hanno toccato l'argomento di Moderna e Pfizer, adesso tutte e due aziende hanno annunciato che stanno entrando nella fase 3 per quanto riguardano i test sui vaccini contro il Covid. Tra l'altro le fonti si è sempre occupata estremamente nel profondità per quanto riguarda questo argomento del race per il vaccino, per questa competizione che è veramente molto molto dura, altrettanto interessante. Il vaccino potrebbe essere un game changer per Donald Trump, game changer ovviamente, mi spiego, come il coronavirus ha cambiato i sondaggi, perché evidentemente Trump almeno per il momento è in difficoltà con la pandemia, quindi potrebbe cambiare la situazione un possibile vaccino che, come possiamo vedere, ci arrivano notizie molto positive appunto dagli Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda Moderna e Pfizer, che tra l'altro trascinano l'intero comparto biotech, ma anche quello farmaceutico. Sì, beh, secondo me probabilmente è un po' tardi per Trump per recuperare da quella situazione, perché ovviamente il corona ha gettato un po' di sconforto ovviamente sugli elettori americani, e le elezioni americane sono troppo vicine rispetto a un potenziale recupero appunto del consenso da parte di Trump. Devo dire che questa rincorsa a ritrovare il vaccino aveva coinvolto ad esempio la nostra Diasorin, in una fase di mercato in cui è cresciuta molto ed era l'unico titolo molto spesso ad essere positivo sul listino durante il pieno della crisi. E vedremo, anche perché molti esperti, appunto esperti del settore, io non lo sono, però molti esperti del settore dicono che ci vorranno ancora anni per trovare un vaccino. Vedremo cosa succederà. Mi premeva aggiungere una considerazione in tutto questo. Sappiamo bene che il dollaro debole, cosa che Trump voleva da tempo, potrebbe agevolare ad esempio il debito dei paesi emergenti, che sappiamo essere la locomotiva del mondo. Quindi probabilmente per l'Europa dobbiamo capire quali saranno le influenze, ma un dollaro debole potrebbe fare bene al PIL globale, e quindi di conseguenza, nonostante l'Europa probabilmente ridurrà le proprie esportazioni con un euro forte, nel complesso questa scelta potrebbe portare benefici un po' a tutti, ecco. Grazie mille a Pietro Calì di Copernicus SIM, Filippo Ramini di Giotto Celino SIM e Robert Baron di Delta Hedge. Grazie mille per essere stati con noi e ovviamente buon grazie. Pomeriggio e buon proseguimento di questa giornata. Grazie mille a voi. Grazie, alla prossima.
Allora, noi andiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, però rimanete con noi perché segue il panel in compagnia di Matteo Paganini di Pepperstone e Paolo Nardovino di Main Trend Analysis.